Parliamo ora di un'iniziativa speciale dedicata alla patata. Ad ospitarla in questa seconda edizione è Bologna, che ha creato intorno al prezioso tubero un vero e proprio sistema. Sentiamo. Si chiama Patata in Bo, l'iniziativa che il capoluogo emiliano dedica per il secondo anno al prezioso tubero. Dal 20 al 26 settembre proprio la patata, quella bolognese la prima DOP in Europa, sarà protagonista indiscussa di incontri, eventi, attività. Ascoli conferma e tenta questo cammino passo passo per cercare di portare Bologna a capitale della gastronomia. Sono tante le iniziative, questa è una delle più efficaci, ha una durata di una settimana, è incisiva sotto il profilo della comunicazione e quindi la collaborazione dei nostri ristoranti, di tutti i soggetti della filiera è importantissima per davvero promuovere Bologna. Noi come consorzio delle buone idee siamo coinvolti nel Patata in Bo per far conoscere alla città di Bologna, ma non solo, i valori e i prodotti tipici della provincia di Bologna, dove la patata ricopre un ruolo importantissimo. Il mercato bolognese rappresenta un punto di riferimento per la patata. Bologna rappresenta un sistema che nella patata funziona bene, un sistema che nella patata si pubblicizza, investe in comunicazione su Rai, Mediaset, eccetera. Gli investimenti sono tanti e questo dimostra un comparto vitale che intende far conoscere i propri prodotti che, come molti consumatori avranno notato, non sono solo prodotti selezionati, italiani, genuini e quant'altro, ma talvolta arricchiti al selenio, talvolta arricchiti allo iodio, cioè il sistema Bologna fa sistema dal produttore alla commercializzazione del prodotto, ricordandoci sempre le esigenze del moderno consumatore. E anche la ristorazione locale dedica per l'occasione ricette davvero speciali. I ristoratori, che saranno senz'altro più di una ventina, presenteranno dei piatti particolari dall'antipasto ai primi piatti, ai secondi e addirittura ai dolci. Tant'è vero che hanno fatto anche un gelato di patate.